Cellulare, che a sua volta si riflette sul tessuto, si riflette sull'organo e poi sull'intero organismo. Quindi il compito di un ricercatore che appunto è dell'area della biochimica, tossicologica o biochimica ambientale, è capire quali meccanismi all'interno della cellula questo composto va ad applicare, che cos'è che va ad alterare. E nel titolo di questa presentazione, organi clorurati, questi composti principalmente sono noti come interferenti endocrini. Quando parliamo di interferenza endocrina dobbiamo prima un attimo descrivere che cos'è il sistema endocrino. Allora, nel processo evolutivo, quando si è passati da un organismo unicellulare, pluricellulare per di più, quindi un organismo umano, fondamentale è stata l'interazione, la capacità della singola cellula, ma dell'intero organismo, di adattarsi sia a tutte le condizioni esterne, quindi di lavorare in equilibrio con le condizioni esterne, un'osmosi tra le condizioni esterne e l'organismo, ma anche all'interno delle variazioni dell'organismo stesso. Cioè un organismo si deve adattare alle fasi di crescita, si deve adattare a delle fasi di cambiamento fisiologico, anche un semplice piatto di pasta, il momento in cui viene ingerito, viene preso, e questo crea un adattamento dell'organismo. E tutti questi adattamenti chi è che lo fa? Lo fa questo sistema endocrino, che sono gli ormoni, sono le ghiandole presenti in determinati punti del nostro organismo, e c'è un regista ben preciso che ordina tutto, che ovviamente è il sistema nervoso centrale, che è appunto l'ipotalamo. Quindi l'ipotalamo è il sistema nervoso centrale, ci permette di essere attenti su tutto. Mediante l'ipotalamo poi ovviamente controlla tutte quelle che sono queste ghiandole, questo sistema endocrino. Ripeto, va dall'insulina, faccio sempre l'esempio dell'insulina perché è quella più nota come ormone, ma ci sono tutti quanti gli ormoni tiroidei, gli ormoni sessuali, eccetera, ce ne sono diversi. E quindi un interferente endocrino, che cos'è? Prima di tutto, interferenza, come dice il nome stesso, ovviamente va ad alterare l'attività di un ormone. Ma di quali ormoni? Per interferire con un ormone deve avere un'analogia strutturale, deve essere simile, altrimenti non viene riconosciuto da quello che poi va a svolgere l'azione dell'ormone. Quindi gli organi clorurati principalmente che cosa alterano? Alterano l'azione di quelli che sono gli ormoni di natura principalmente steroidea oppure lipofila. E quali sono gli ormoni di natura steroidea? Sono principalmente tutti gli ormoni sessuali, quindi quelli che ci permettono di sviluppare i caratteri sessuali primari e secondari. In parte sono, anche se non di natura steroidea, ma sono lipofili, sono quelli tiroidei. E perché? E la vitamina D, che è un like ormone. Qua vedete è riportata la struttura del stradiolo e poi è riportata la struttura del DTT. Quindi c'è un'analogia strutturale. Gli ormoni, soprattutto questi steroidei, come funzionano? Per far sì che la cellula e l'organismo risponda o applichi le risposte alle richieste dell'organismo, arrivano ad agire all'interno del nucleo. Questo è uno schema cellulare, la cellula con tutti i suoi organelli e il nucleo. Il nucleo è un bellissimo sarcofago in cui è presente quello che è il materiale più importante della cellula, che è il DNA, l'acido deossiribonucleico, che contiene tutte le informazioni per essere come siamo e che poi vengono anche trasmesse. E quindi l'attività degli ormoni, degli ormoni steroidei, avviene proprio all'interno, viene svolta all'interno del nucleo, mediante ovviamente dei propri recettori delle proteine. E se è presente l'interferente endocrino, questo che fa? Lo scalza, cioè agisce la molecola, può essere il DTT, può essere la diossina, può essere l'engano, al posto dell'ormone. E se il danno qual è principalmente?
L'ormone, prima di tutto, come dicevo, viene secreto in un momento di necessità dell'organismo, non è sempre presente. E la quantità dell'ormone secreto è 10 alla meno 8 molare, quindi una concentrazione bassissima. Di solito, o almeno le concentrazioni più comuni degli organi clorurati che sono stati trovati nel sangue delle popolazioni che vivono nei territori inquinati in cui sono presenti questi composti, è anche 10 alla meno 3. Quindi, come vedete, l'inquinante è circa 1000 volte di più. Quindi immaginate, lui è sempre presente, con una concentrazione, cioè se c'è una molecola d'ormone ce ne sono 1000 degli inquinanti. Quindi questa azione è costante. Quindi questo stimolo costante altera tutto quello che è proprio l'equilibrio, invece l'omeostasi, quindi cellulare, l'equilibrio è una funzionalità cellulare. Un altro stadio da tenere presente del danno che una sostanza può fare in un organismo, ovviamente, è il momento in cui si viene a contatto, in cui l'inquinante viene a contatto con la fase di vita. L'impatto sarà maggiore, la conseguenza sarà maggiore se viene ovviamente nello spermatozoo oppure nell'ovulo, nei primi mesi di fecondazione. Avrà poi un impatto diverso, quindi una tipologia di patologie diverse a seconda della fase con cui viene in contatto con l'organismo, fino ovviamente a un'età più adulta in cui ovviamente il danno è minore. Quindi prima più giovane l'età con cui si viene a contatto con queste sostanze, maggiore ovviamente è l'impatto che si ha sull'organismo. Quindi la definizione adottata dall'Unione Europea di interferente endocrino è una sostanza esogena, quindi dell'ambiente esterno, estranea all'organismo, oppure una miscela di sostanze che va ad alterare la funzionalità endocrina, e questo ovviamente porta poi a tutta un'alterazione, abbiamo detto, nella salute dell'organismo e nella progenie, purtroppo, perché alcune volte queste alterazioni sono, sono mutagene, quindi si riflettono sul DNA e portano alle mutazioni. Si legge poco, questa è una tabella di tutti quanti gli interferenti endocrini che possiamo trovare, dai detersivi alle plastiche, ovviamente all'attività delle fabbriche, ai concimi, ai pesticidi. Quindi sono effettivamente, siamo un po', sono i cosiddetti nemici fantasma, perché noi non li vediamo, ma sono sempre presenti. E la semplice azione di questo composto di interferente endocrino, quindi semplicemente per interferire con l'attività di questi ormoni, ovviamente possono determinare diversi tipi di patologia del sistema riproduttivo femminile e maschile, lesioni nei testicoli a livello ovarico e danni al sistema immunitario, un'azione teratogena nel momento quindi della gravidanza, quindi altera completamente la divisione delle cellule, e infine ovviamente va a finire anche nel sistema nell'innesco della tumorogenesi. E ora a questo punto arriviamo, quindi, descritte quelle che sono le definizioni di questi composti, arriviamo alla nostra valle. La nostra valle è la Valle del Sacco, è un sito SIN, perché appunto proprio per gli inquinanti presenti, sito di interesse nazionale, e qua non a caso è stato riportato l'immagine del Sacco, credo proprio fatta qua a Ceccano, quindi lo scorso anno, con tutta la schiuma. La nostra valle, purtroppo, tra tutti gli inquinanti ambientali, possiamo dire che è pleiotropica, ce l'ha tutti, li rappresenta tutti. Abbiamo le polveri sottili, e quello ormai mi sembra che quotidianamente è presente sui giornali, quindi televisione se ne parla, insomma, molto spesso. Ci sono i composti chimici, quindi gli inquinanti chimici, che si suddividono in inorganici, che sono poi metalli pesanti, e sono presenti anche quelli, cadmio, piombo, nickel. E poi ci sono i composti chimici alogenati, gli organi clorurati, che abbiamo visto prima, e anche i non alogenati. Allora, nel 2005, mediante un'analisi del latte, alla centrale del latte di Roma, si accorsero che il latte che proveniva da queste zone era inquinato da un organo clorurato, che era il famoso pesticida che abbiamo visto prima, era il lindano. E da là poi sono partiti tutta una serie di studi, e la popolazione che viveva lungo il fiume Sacco, perché c'è da dove derivava questo inquinante.
come vi ho detto prima, questo pesticida fino agli anni 60 era prodotto dalla Caffaro, una fabbrica che sta con le ferro, e i rifiuti, c'è stato uno smaltimento illecito dei prodotti, quindi sottoprodotti degli scarti della produzione, che saranno stati sotterrati credo in quelle vallette lungo il fiume Sacco, e il fiume ha fatto da catalizzatore nel trasporto di questa sostanza nella varie territori, nella valle. E quindi la regione fece uno studio, quando c'è questa emergenza sanitaria, fece uno studio quindi epidemiologico di sorveglianza sanitaria sulla popolazione, circa 660 persone sono state sottoposte a questi studi, la popolazione quindi residente lungo il fiume Sacco, e diverse persone furono quindi trovarono nel loro sangue l'indano, quindi furono trovate positive all'indano, precisamente non al gamma che è il pesticida, ma al beta-lindano, perché come io dico sempre anche ai miei studenti, quando ci troviamo di fronte a una sostanza chimica dobbiamo fare un po' la carta d'identità, quindi dobbiamo vedere come è fatta, perché è fondamentale la configurazione di una molecola, quindi la disposizione anche nello spazio di questi clori. Allora, il gamma è il vero e proprio pesticida. Questi sono i isomeri che si producevano sottoprodotti o prodotti secondari della sintesi, e poi quello però che si trova nell'ambiente, che hanno trovato come inquinante principalmente l'isomero beta. L'isomero beta, qual è la differenza con gli altri? Che come vedete, quindi gli sostituenti clori sono tutti in posizione equilaterale, sono sullo stesso piano dell'anello, e questo gli dà una fortissima stabilità chimica, perché non c'è un overlap, c'è la giusta distanza tra le nuclei elettroniche dei vari sostituenti, e quindi la massima stabilità. Quindi anche se questo prodotto secondario in percentuale si produceva meno degli altri, è quello che è rimasto di più, perché è più stabile, gli altri in qualche modo si sono degradati, loro sono rimasti, e questo è l'isomero che è stato trovato nel sangue delle persone, nella componente grassa del sangue delle persone, e questo quindi è il beta-esaclorociclosano. Quindi quando si proviene da un territorio resta sempre un legame molto forte. Come diceva la vostra professoressa, è vero che conosco poco probabilmente la provincia, perché da aver fatto il liceo ad Anagni, poi sono andata a Roma all'università, e là ovviamente è stato tutto il percorso. Il legame è sempre molto molto forte, quindi ho sempre seguito con attenzione la problematica della valle, perché ovviamente era già da tempo che c'erano sentori, soprattutto quando si lavora una ricerca di biochimica, soprattutto sulla cancerogenesi, c'era il sentore di questa problematica da anni. Quando è arrivato il momento opportuno, un po' brutto dirlo però, quindi che è venuta fuori la problematica dell'indano, ancora di più un'osservazione, quindi seguivo la vicenda, e ci si chiede sempre: ma io che posso fare? È vero che sto 12 ore infilata dentro il laboratorio, è vero che forse ho poco tempo, ma io ho in mano degli strumenti che invece possono essere utilissimi, e questo grazie al fatto che io lavoro ad una università pubblica, che l'università pubblica ti dà la libertà di scelta dell'argomento di ricerca. È vero quindi che ho anche delle competenze sulla cancerogenesi. Quindi quando è uscito quel rapporto di sorveglianza sanitaria, perché quando si inizia uno studio cellulo-molecolare, se questo studio ha un impatto, deve avere una rilevanza scientifica, bisogna avere un punto fermo. Il punto fermo qual era? La concentrazione di questo composto nel sangue degli individui, perché io potevo utilizzare qualsiasi concentrazione, ma lo studio, la ricerca non aveva questa importanza. Quindi pubblicato questo studio, e ora vedremo quindi dal grafico, noi è stato fondamentale per noi per scegliere una concentrazione media di questo composto presente nel sangue. L'altra cosa da fare però prima che si inizia una ricerca è uno studio bibliografico, ovviamente di letteratura scientifica. Quindi come prima cosa siamo andati a vedere il database con cui si consulta la letteratura scientifica a PubMed. Siamo andati a vedere quanto si sapeva sugli organi clorurati e persistenti, ovviamente c'è l'acronimo in inglese OCP, e come vedete qua riportato un grafico, i primi lavori cominciano nel 97, man mano quindi poi nel 2006-2007 quindi comincia
la prima rilevanza, perché i primi sono due o tre lavori, come interferenti endocrini, quindi un primo studio molecolare, se così vogliamo dire, di questi composti. Sull'indano, e questi sono quelli in marrone, sul beta-lindano come interferente endocrino, è quello in blu, comincia un lavoro dopo il 2000, qualcosa quindi nel 2015, ma non c'era nulla sui meccanismi molecolari. Cioè avevano fatto finora sull'indano, sul beta-lindano, degli studi sui topi, e quindi vedevano che ingrossava l'utero, la massa dell'utero, vedevano che ingrossavano le ovaie, eccetera, ma non hanno visto nessun tipo di studio molecolare. E questa in realtà è anche un po' inversamente proporzionale invece a quanto questa piccola molecola ha un grosso impatto sull'ambiente, perché come vedete questo è un articolo uscito nel 2019 da uno studioso dell'indano, le zone in marrone dove è presente l'indano. Quindi è il beta l'indano, beta esaclorociclasano, quindi è anche una molecola molto molto diffusa. Quindi accertato che non c'erano gli studi molecolari, accertata la concentrazione, questo è il grafico da cui noi abbiamo estrapolato la concentrazione, un grafico riportato da questo studio di sorveglianza sanitaria, ci siamo estrapolati quindi la concentrazione, un valore medio di queste concentrazioni ematiche presenti nel sangue degli individui, e quella è stata la concentrazione che noi abbiamo utilizzato nei nostri studi cellulari. E poi vediamo, arriviamo alle cellule, perché per fare degli studi molecolari si necessita di un'entità piccolissima, e qual è l'entità più piccola di un organismo vivente? È la cellula. Quindi per i biochimici cellulari le cellule sono un modello di tessuto, quindi si lavora sulle cellule di mammella, sulle cellule di prostata, sulle cellule di polmone, sulle cellule di pancreas, e quindi si usano questi colture cellulari. Appunto, uno studio cellulare estrapolare da un tessuto, quell'esempio della tiroide, estrapolare da un tessuto una sola cellula e poi coltivarla in condizioni opportune. Una cellula estremamente, un soggetto molto piccolo ma estremamente complesso, perché è fortemente compartimentalizzata. Sapete che ci sono tantissimi organelli intorno, il nucleo, i mitocondri e i ribosomi, sono tantissimi, quindi le funzionalità all'interno di una cellula. Quindi ripeto, a noi le cellule sono dei modelli di tessuto e le facciamo crescere in condizioni opportune di temperatura, di atmosfera, di presenza di ossigeno, eccetera, ma soprattutto i cosiddetti terreni di coltura che simulano la composizione del nostro sangue, quindi sono fattori di crescita, sali, quindi c'è tutto il supporto di nutrienti. Dove si coltivano? Così non abbiamo un'immagine vaga, ma ci sono ovviamente degli incubatori che sono delle stufette a 37 gradi con una pressione di ossigeno e di anidride carbonica precisa, e questi sono i mezzi in cui col terreno di coltura, vedete che è rosso, quindi le flasche, le disco di Petri, le piastre, che a seconda dell'esigenza avranno quindi una superficie con una quantità diversa di cellule. Quindi utilizzando questi modelli cellulari abbiamo cercato di capire come agiva, qual era quindi l'impatto molecolare del beta-esaclorociclasano a livello delle cellule. La prima cosa che abbiamo visto, quindi dal punto di vista molecolare era stato descritto sui topi ma non sulle persone, è se aveva un'azione di interferente endocrino. Perché siamo andati a dimostrarlo? Perché in realtà lui cioè confrontato con ormone steroideo o anche con la diossina stessa è molto più piccolo. Però perché anche lui avrà questa azione di interferente endocrino? Perché lui ce l'ha l'azione di interferente endocrino, come vi farò vedere, perché sta ad una concentrazione elevatissima, quindi sposta l'ormone e si posiziona lui, perché la concentrazione è troppo elevata in rapporto al semplice ormone. Quindi anche se non ha un'elevata specificità, anche se il concetto non è della chiave serratura, quindi una perfetta interferenza, però in ogni caso riesce ugualmente ad avere questa azione. E noi questo come l'abbiamo fatto? Quello che riporto ovviamente oggi, le tecniche sono tante, vi riporto l'immagine al microscopio così sono più visive e più d'impatto. L'abbiamo fatto con la tecnica dell'immunofluorescenza, utilizzando il microscopio ovviamente, che permette di conoscere le lunghezze d'onda della fluorescenza e di individuare quindi una proteina. E come si fa? Si usa un anticorpo, sapete benissimo che un anticorpo è una glicoproteina che l'organismo produce nei confronti di agenti esterni per difenderci. Dal punto di vista della biologia molecolare, ma soprattutto quindi della biochimica e della biochimica cellulare, è uno strumento versatile, utilissimo per effettuare dei studi molecolari, perché si riesce a produrre un anticorpo verso un tipo di proteina, quindi è fortemente specifico, e questo viene utilizzato per riconoscere in modo specifico quella proteina.
Poi per di più questi anticorpi vengono utilizzati, quindi l'interazione anticorpo-proteina è fortemente specifica, quindi si riconosce solo quella proteina in tutta una miscela di proteine diverse. E il ci dovrebbe stare un video che doveva far vedere. Chiedo scusa per il ritardo. Vabbè, non prende il video. Era tutto il movimento dell'anticorpo che riconosce la proteina e a quel punto floresceva e quindi si vedeva l'immagine al microscopio. Comunque vediamo poi direttamente l'immagine. Quindi con questa tecnica noi come siamo riusciti a vedere se l'indano aveva un'azione di interferente endocrino? Abbiamo utilizzato delle cellule di prostata e abbiamo utilizzato delle cellule di mammella. E nella prostata ci sono i recettori del testosterone, nella mammella ci sono i recettori degli estrogeni. Quindi questo è il controllo non trattato. Quello in blu è la colorazione del nucleo, colore del DNA, un intercalante del DNA, lo colore in blu. In verde è colorata la proteina, il recettore del testosterone, il recettore degli estrogeni. E come vedete, quindi c'è il campione non trattato e vedete che il recettore non è verde, quindi il recettore non c'è all'interno del nucleo. Quello trattato col testosterone normale deve andare nel nucleo perché deve espletare la sua funzione, quello trattato con l'estradiolo è presente, quindi il recettore di estrogeno è il nucleo, e guardate quelli trattati con l'indano. I recettori hanno fatto la stessa traslocazione di quella dell'ormone, quindi effettivamente ha un'interferenza endocrina. Quindi con l'interferente endocrino sicuramente che cosa fa? Simula l'azione degli ormoni e quindi sulla cellula applica tutte quelle attività, innesca tutte quelle attività cellulari tipiche di un ormone, aumenta la crescita della cellula, aumenta il numero di divisioni e la proliferazione e aumenta anche la sopravvivenza cellulare. E questo noi come lo studiamo? Con saggiove che sfrutta un'attività mitocondriale che è chiamata vitalità cellulare, quindi reagiscono solo le cellule vive, non quelle morte, chiamiamo come MTT, e se le cellule sono vive, come vedremo un attimo la reazione successiva, danno un colore viola, perché si ha una reazione su questa sostanza, che ovviamente è l'acronimo MTT, però il nome è il bromuro di 3,4,5 dimetiltiazolil, il 2 di feniltetrazolio, perché ovviamente i composti chimici hanno sempre questo, però c'è anche un piacere intanto dirlo, insomma, che dietro questo MTT, l'acronimo piccolo, in realtà questi nomi sono sempre molto lunghi. E quindi se questo viene, come vedremo, ossidato, si avrà una colorazione viola, quindi più è viola, ovviamente poi c'è un lettore di piastre che ci permette di avere l'intensità, e più le cellule sono vive. Quindi questa è una piastra con cui si fa il saggio di MTT, in cui abbiamo fatto i saggi di proliferazione, quindi di conta delle cellule. Questa è la reazione di ossidazione, vedete, si rompe questo legame e quindi questa avrà una colorazione diversa perché si riarrangiano tutti i doppi legami. Queste sono le cellule trattate con l'indano in funzione del tempo, 0, 12 ore, 24 ore e 48 ore, che sono state contate, e quindi come si vede l'indano in realtà ha una forte azione proliferativa e lo fa con tutte le linee cellulari che abbiamo testato. Quindi la tossicità in realtà di questo composto è inversamente proporzionale a un concetto diverso della tossicità con cui siamo abituati, perché normalmente dice, beh, è tossico, fa morire la cellula. Invece la tossicità di questi composti le fa sopravvivere, le trasforma. Quindi ha una tossicità biochimica diversa. Quindi ha un forte effetto proliferativo, molto simile proprio all'azione tipico, quindi dei tumori anche ormonodipendenti. L'altra azione, quindi, se ha questa forte azione proliferativa, attiverà anche quella che noi velocizzerà la capacità di migrazione delle cellule, quindi la capacità metastatizzante delle cellule, e questo si fa con un saggio di migrazione che praticamente è un saggio che è un po' il concetto di formare la cicatrice, si fa una ferita sul tessuto delle cellule e questo tende quindi a ricoprirla. Quindi il saggio di migrazione si fanno utilizzando sempre quelle piastre che abbiamo visto prima, si fanno crescere le cellule, quindi si crea tipo tessuto, poi si fa un solco con un determinato strumento e poi in funzione del tempo ovviamente si aspetta sempre 12, 24 e 48 ore, perché un ciclo di vitale per una cellula 48 ore sono anni di un organismo.
e quindi si vede se effettivamente questo composto ha capacità di migrazione. Quindi capacità metastatizzante, queste sono cellule di prostata ormono responsive, quando si finisce un ormone ancora non troppo aggressivo perché risponde alla terapia ormonale, e queste quindi sono quelle ormono responsive, come vedete, quindi è tempo 0 e 24 ore. Questo è il controllo, quindi le cellule non trattate col betalindano, e queste sono le cellule trattate con l'indano, quindi aumentano notevolmente la capacità metastatizzante. Un'altra linea cellulare, e vedete, c'ha lo stesso effetto sempre di prostata, perché ovviamente abbiamo testato linee diverse, perché potevamo pensare che era cellulo specifico, linea cellulare specifica, purtroppo no. Abbiamo testato invece un'altra linea cellulare che non era ormonodipendente, ma queste sono cellule di polmone, sono le R2 positive, quindi hanno una forma recettoriale diversa, ma non dipendono dagli ormoni, e anche in questo caso invece la capacità metastatizzante proliferativa è aumentata. Quindi questo composto a questo punto non è soltanto, non ha un'azione solo di interferente endocrino, ma effettivamente questa piccola molecola con un grande impatto, che cosa fa accadere? Qual sarà il punto, l'ulteriore punto di target molecolare che può avere all'interno della cellula? Qui è riportato uno dei vari schemi di comunicazione cellulare, come dicevo, quindi affinché ci si adatta sia a variazioni interne sia a variazioni esterne, tanti stimoli diversi, la cellula comunica tantissimo, ha tante forme di linguaggio, sta in continua comunicazione. Poi ovviamente ha la capacità di, tanto si comunica tanto, però ha la capacità alla fine di selezionare quello che al momento serve, una sola via di conoscere, quindi una sola frase di comunicazione. E l'indano che cosa fa? Purtroppo innesca quel linguaggio, quella risposta che è crescita, proliferazione e sopravvivenza, tipica dei tumori. Quindi siamo andati a capire, abbiamo cercato di capire qual era il tag proteico che faceva da hub, che mediava questo network, questa comunicazione che innescava il l'indano. E ovviamente quando una proteina svolge questa azione, anche una localizzazione, risponde a uno stimolo di una sostanza, come può essere un fattore di crescita, come può essere a queste sostanze, come può essere quindi altri stimoli, cambiando localizzazione cellulare. Quindi può stare nel citosol, può andare nel nucleo, può andare nei mitocondri, e a seconda quindi di come va a portare questo messaggio ci saranno quindi delle risposte diverse. E uno dei tag una proteina che, come vedremo tra un po', noi abbiamo individuato, i lavori che abbiamo pubblicato è stato proprio individuare una proteina che mediava questa azione dell'indano, è una proteina che quando viene, è un'oncoproteina purtroppo, viene sempre attivata nei tumori, quando viene attivata trasloca nel nucleo, quindi si attivano tutte queste vie, ma lei la sua azione dove la va a fare all'interno del nucleo, e questo nucleo proteina, con il merge, vedete quindi che la proteina è prettamente nucleare. Quindi va all'interno del nucleo a fare che cosa? Questa proteina attivata addirittura determina un cambio di morfologia cellulare, e qua abbiamo riportato stadio di migrazione e cambio di morfologia, come vedete, delle cellule di epatocarcinoma, quindi cellule di carcinoma epatico, controllo a 48 ore, e guardate quell'indano a 48 ore. La cellula è diventata addirittura una cellula stellare, quindi addirittura un notevole potere, un'azione potente anche di cambio morfologico, perché agisce a livello dei geni, attiva tutta quanta una serie di geni di crescita, di alterazione del ciclo cellulare, e determina anche un cambio di morfologia. Poi nei tumori un altro aspetto che siamo andati a vedere, perché questa sostanza, oltre ad avere un'azione di innesco della cancerogenesi, purtroppo ha anche un'azione di trasformazione di una forma tumorale meno aggressiva a una più aggressiva, più differenziata a meno differenziata, perché ovviamente il tumore è meno differenziato alla cellula e più è aggressivo. E una di queste riguarda il metabolismo glucidico, il metabolismo energetico delle cellule tumorali. Le cellule tumorali, quando arrivano in questa forma più aggressiva, si innesca il cosiddetto effetto Warburg, utilizzano tanto glucosio, ma è come se non respirassero più, non utilizzano più la fosforilazione ossidativa. E un saggio di questi è vedere questa proteina TAG che prima abbiamo visto nel nucleo va anche nei mitocondri. I mitocondri, sapete che è la centralina energetica della cellula, avviene quindi tutta quanta la fosforilazione ossidativa,
leva nei mitocondri e blocca questa fosforilazione ossidativa, perché non si devono produrre radicali, perché se noi voi sapete che l'ossigeno ha delle proprietà semiradicaliche, quindi respirando tanto la cellula, utilizzando tanto ossigeno, si formano anche le cosiddette specie rossa, si formano dei radicali, che sarebbe un meccanismo di compensazione e di difesa per la cellula, che più radicali ci sono innescherebbe la morte cellulare. Ma la cellula tumorale, che è programmata per essere eterna, che cosa fa? Riduce, rallenta la fosforilazione ossidativa, non produce più rossa, e attiva quello che è famoso l'effetto Warburg, quindi la glicolisi va verso il lattato, non va più verso l'ingresso quindi della fosforilazione ossidativa, cosiddetto microambiente acido. E noi questo lo vediamo sempre con la fluorescenza, quindi marcando la nostra proteina, si colorano i mitocondri con colorante rosso che colora il potenziale di membrana, risente del potenziale della due membrane del mitocondrio, la proteina, e l'overlap immergia ci permette quindi di capire che effettivamente la proteina sta nel mitocondrio, quindi viene anche attivato, questo vedete è il merge tra nuclei, mitocondri e proteina, ovviamente questo viene poi fatto dal programma del computer a fluorescenza, e questo quindi l'overlap di questa immagine ci fa capire che effettivamente questa sostanza innesca pure purtroppo questo effetto Warburg. Questo l'abbiamo visto su diverse linee cellulari, qua è riportato, forse se spengono queste luci si vede un po' meglio, lo vedete la immagine fluorescenza? Non si vede? Se riuscite a spegnere? Si vede quindi un po' meglio, queste sono quelle non trattate, questa è di prostata e questa è di mammella, vedete non c'è la proteina in quella a livello mitocondriale in quelle non trattate, invece in quelle col beta-lindano è presente quindi la proteina nei mitocondri. Quindi questo è un segnale che è stato attivato dalla cellula, questo famoso paradosso metabolico che è il Warburg, quindi sopravvivenza anche in condizioni, simula le condizioni di ipossia, proprio per sopravvivere, e riduce questi radicali che per loro quindi sono un effetto tossico. Poi ha danni sul DNA, il nostro compito è quello, dovendo fare uno studio molecolare, dobbiamo vedere tutti i stadi di danno. Anche un danno genotossico, quindi fa anche dei danni sul DNA, e un marker di questi danni è un istone, una proteina istonica che si fosforila quando si ha un taglio sulla doppia riga del DNA, e questo addirittura è mezz'ora di incubazione, con mezz'ora che le cellule stanno a contatto con l'indano, vedete si attiva, questo che è la sentinella di un danno genotossico, quindi anche questa funzione. A questo punto quello che poi ci siamo chiesti, ma se questa molecola attiva tutta questa attività cellulare che porta alla sopravvivenza, che cosa succede a una persona che ha una patologia tumorale ancora in forma meno aggressiva, quindi che ha diversi target biochimici, tipo inibitori chinasici dei vari recettori, quando si dice si fanno le pasticchette per 5 anni, quindi alla fine c'è una buona forma di sopravvivenza, e se invece è presente anche questo composto. Purtroppo questo composto dà anche una forma di definita tra virgolette chemioresistenza, l'esistenza quindi agli inibitori delle vie chinasiche. Questo è un saggio di proliferazione, vedete c'è il controllo, questo è stato fatto su cellule di mammella, quelle triple positive, quindi quelle ancora che danno risposte, hanno tre tag per essere curate, sono i recettori progestinici, degli estrogeni, hanno gli HER2, questo recettore di comunicazione. Queste sono quelle trattate con l'indano, vedete quanto progrediscono. Queste sono quelle da sole trattate con questo inibitore chinasico, il lapatinib, che effettivamente è un farmaco che viene utilizzato nei tumori del breast, e vedete le cellule muoiono. Se pretrattiamo queste cellule col beta-lindano, guardate l'azione di proliferazione. E qua sono riportate le conte delle cellule. Questo è quello trattato con pretrattate con l'indano e poi la patinib. Queste sono quelle con solo la patinib, quindi effettivamente le fa morire se non c'è l'indano. Questo è il controllo, quelle non trattate. E queste sono quelle con l'indano. Quindi addirittura crea una forma ovviamente di chemioresistenza. Quindi questo composto è un interferente endocrino, è coinvolto in tutti gli step della cancerogenesi, però come dico sempre la ricerca è anche speranza, noi ovviamente abbiamo dimostrato tutto questo, ma abbiamo individuato quello che è la proteina che media tutte queste azioni.
La proteina che media, questi sono alcuni dei nostri lavori pubblicati, che media questa azione della proteina STAT3, questo è lo schema in cui è legata questa all'interno della molecola del DNA, in cui funge come fattore di trascrizione, quindi fa sia da trasduttore del segnale, media quindi sia le risposte della cellula che fattori di trascrizione. E questo perché, alla fine è anche speranza, perché questa è vero che un'oncoproteina è molto studiata, ma essendo molto studiata si conoscono anche tanti inibitori, tante azioni protettive. E quindi quello che noi stiamo facendo ora, questo è lo schema di come ipotizziamo noi che l'indano funga sulla cellula, quindi attiva una serie di recettori, l'attività è mediata dalla proteina STAT3, che poi agisce nel nucleo, agisce nel mitocondrio, agisce nel, anche nel citoscheletro cellulare. E ripeto, di questa proteina, che è appunto la proteina hub dell'azione dell'indano, si conoscono diversi inibitori, tra cui molte sostanze naturali. Qui ho riportato l'esempio della silibinina, di cui è stato fatto proprio uno studio di modeling, quindi è stato effettivamente studiato l'interazione specifica di questa, della silibinina all'interno della proteina, che è presente nel cardiomediano, ma ce ne sono tantissime, se ne conoscono diverse di sostanze di origine naturale che hanno una capacità inibente di questa proteina, anche il licopene che è presente nel pomodoro, la pigenina che è presente nella salvia, sono diverse. Quindi quello che noi ora stiamo facendo è uno screening di queste sostanze che presentano un'azione protettiva nei confronti dell'indano. I risultati, devo dire, quindi sono abbastanza, no, sono buoni, insomma, quindi ripeto, anche la ricerca è sempre speranza. E diciamo, l'importanza di questa ricerca, ma di questi lavori pubblicati, ci ha portato ovviamente che alcune altre università, l'Università Libre di Bruxelles ci ha contattato per uno studio di remediation, quindi di come poter degradare questo composto, e con loro abbiamo attivato due dottorati in cotutela, quindi due dottorandi avranno sia il titolo della scuola di dottorato biochimica di Roma dell'Università della Sapienza, che è il titolo quindi dell'Università Libre di Bruxelles, perché una dottoranda già è partita a metà ottobre cercando di studiare come può essere degradato, perché è difficile degradare questo composto. Dall'altra parte invece un gruppo di Verona, che anche lei e anche questo gruppo studia la STAT3 da un po' di tempo, stanno vedendo invece gli effetti sulla neurodegenerazione, perché loro sono esperte nella neurodegenerazione, purtroppo i primi risultati non sono confortanti Questo ha portato, con mia sorpresa e piacere, anche essere nominata tra un premio di Luisa Minazzi, che dovrebbero, quindi viene assegnato il 6 dicembre, avremo su a Casal Monferrato, e per noi, per il nostro gruppo, ovviamente è stata una grossa soddisfazione, perché questo in confronto dei colleghi e della stessa Sapienza ovviamente ha ripagato la nostra scelta di campo, che all'inizio non è stata semplice, però ripeto, grazie per il fatto che un'università pubblica te lo permette. E quindi il 6 dicembre io e il mio gruppo andremo quindi a prendere questo premio. C'è una votazione online, però questo fino a domani, perché in ogni caso il premio alla ricerca è data, però al premio è associata la problematica di un ambiente. Se si riesce ad arrivare primi, quei tre giorni a Casal Monferrato si parlerà principalmente della Valle del Sacco. Io già abbiamo quindi, devo fare delle conferenze già delle scuole, dei licei e anche dei laboratori per vedere l'impatto. Quindi se votiamo basta andare, quindi premio Luisa Minazzi 2019, andate, fino a domani si può vedere. Margherita, fai, mi serve nome, cognome e una mail. Se arriviamo portiamo la nostra problematica anche a Casal Monferrato con tutte le altre, con tutto quindi gli altri confronti. Chiudo con questa che è sempre la Marie Curie, ma che l'abbiamo fatta frase del nostro gruppo, che sta ormai sempre fa parte della, delle nostre presentazioni. Niente nella vita batte muto, deve essere solamente compreso, ora è tempo di comprendere di più, così possiamo temere di meno. Questo ovviamente è rivolto soprattutto a voi giovani. Questo siamo il nostro gruppo di ricerca col direttore della scuola di dottorato di ricerca di biochimica della Sapienza, che è coinvolto anche lui nel nostro progetto. Questi sono i nostri laboratori, e ci tengo anche a sottolineare un'altra cosa, ragazzi, perché allora questa ricerca da che cosa è nata? È vero che ho avuto sempre un interesse per il territorio,
Quindi, ma il momento in cui era stata finanziata, perché un primo finanziamento venne da un progetto Filas, andai, diciamo, l'amministrazione più vicina era Colleferro, c'era un giovane, c'è ancora un giovane sindaco, era stato appena eletto, il sindaco Sanna e l'assessore Calamita, e andai a chiedere se mi davano la possibilità di fare dei prelievi di terreno per determinare la concentrazione di lindano nel terreno. E ancora non usciva il costo sanitario, uscì proprio in quei mesi. Disponibilissimi, da là ebbi la fortuna di conoscere dei giovani come voi che fanno parte dell'Unione Giovani Indipendenti, molto molto attivi, e devo dire che su loro io li ho definiti i miei mitocondri, i nostri mitocondri, perché sono effettivamente la centralina energetica di questa ricerca, perché con la loro curiosità quasi quotidianamente venivano, perché erano anche studenti universitari, passavano al laboratorio, professoressa, ma che ne so i risultati, di... avevo anche un senso di responsabilità nei loro confronti. Poi c'è stata Retuvasa e poi rifiutiamola con Colleferro, che veramente ha fatto tanto. Questo perché? Perché è anche in una ricerca è importante, però delle volte dico anche spesso, si pubblica il lavoro, quel lavoro sta su PubMed, è vero, ma è carta. Dietro questi lavori che abbiamo pubblicato c'è una popolazione, ci siamo noi, ci siete voi, c'è tutta la Valle del Sacco. Quindi, oltre ad essere una ricerca applicata in tutti gli effetti, ma una ricerca anche sociale, c'è un collegamento diretto tra quello che è la sapienza, tra quello che è l'università e quello che è la ricerca, e c'è anche un ritorno e un continuo scambio. Probabilmente anche questo mi ha permesso oggi di stare qua a parlare con voi. Cioè, quali consigli ora? Potete fare tutte le domande che volete, a volo i consigli, perché questo ovviamente si riflettono molto sugli sviluppi, sul tipo di vita, eccetera. Mai dimagrimenti veloci, perché tutte queste sostanze che sono presenti si accumulano nei grassi, i dimagrimenti veloci immediatamente stratosipatica vanno lo spiegato perché non danno immenso. Avere un'ottima alimentazione mediterranea di che è quella di tutti, e un altro consiglio di un prodotto, variare l'alimentazione e dello stesso prodotto variare la provenienza, variare la marca, quella è l'unica difesa che attualmente è possibile. Grazie. Grazie. Che cosa, cioè che risultati sarebbe? Togliere da dove? Dal terreno o dal corpo? Dal corpo. Sarebbero i risultati migliori, è quello che stiamo cercando di trovare, qualche molecola che non faccia danno e che a sua volta lo toglie. E dal terreno? Dal terreno si è del fatto che non passa più attraverso la sinistra, si interrompe la fonte, però purtroppo le popolazioni già sono inquinate, quindi là bisognerebbe procedere su due campi, la bonifica dei terreni e poi contemporaneamente la bonifica, che è molto più lunga, i danni sono maggiori, della popolazione. E qua ci vorrebbe tutto una struttura di sistema sanitario che non abbiamo purtroppo. Io posso parlare da Colleferro, arrivare in Giù, credo l'unico ospedale è Frosinone, non c'è assolutamente più niente, e andando verso l'altra parte il primo ospedale che si trova a Tivoli, quindi praticamente da Roma, perché Tivoli, arrivare a Frosinone, il nulla. Ci vorrebbero delle osservazioni, soprattutto per i giovani, delle scuole, ci vorrebbe quindi un tipo di osservazione diversa, tipo quello che si fa con la microcitemia ad esempio, invece si vorrebbe tutto una scansione sulla fertilità nei maschietti, vedere quindi la vitalità del seme nelle femminucce, vedere regolare tutto quanto il tipo di la concentrazione di ormoni, la presenza quindi dei metalli presenza, andrebbe fatto tutto. Ci vorrebbe un'osservazione dettagliata di tutte le giovani generazioni, per le giovani generazioni, per quelli già vecchi lupi de mare come noi. Ci vorrebbero invece dei controlli maggiori, soprattutto ci vorrebbe quindi un occhio diverso da parte dell'ambiente sanitario verso chi è malato, perché dietro ci può stare ovviamente
una risposta diversa a un farmaco, magari non risponde a quella terapia, magari non risponde a quella terapia perché nel sangue delle sostanze che interferiscono comunque no? Meccanismi. Cosa si dovrebbe fare? Quindi questa è un'indicazione importante, no? Quindi dopo aver analizzato tutto quanto, cosa si dovrebbe fare? Ci vorrebbe una nutrizionista a conoscenza di questo, cioè la scuola dovrebbe essere dotata di una nutrizionista. Noi ce l'abbiamo, professoressa e nutrizionista. Quindi ce l'abbiamo. Quindi consapevole di queste andrologo o ginecologo? Facciamo un endocrinologo, facciamo forse un po' prima. Ci vorrebbero quindi un'educazione, come educazione ambientale nel suo senso largo della parola, ma in realtà ovviamente anche sul riflesso poi del. Subito, noi vogliamo cantare un altro po', quindi vedete che dovete fare. Oh, ma ci vorrebbe, per questi territori ci vorrebbero che anche i medici dovrebbero essere formati per gli effetti che hanno questi, anche se bisogna dire che c'è poco in letteratura, sì. Perché come avete visto dal grafico iniziale, i primi lavori sugli aspetti molecolari sono intorno al 2000, ma non dell'indano delle altre sostanze, perché si sa più sulla diossina principalmente, stanno sui polimeri della plastica, si sa di più, poco si sa su altre, molte altre molecole. Quindi è certa la relazione presenza di l'indano aumento di tumori? Guardi, a livello molecolare sì. Sì. Quello che io dico sempre ovviamente, allora ecco la differenza tra uno studio cellulare molecolare e uno studio epidemiologico qual è? Che lo studio epidemiologico trova una correlazione insieme a tutta una data statistici validissimi, perché sono validissimi, della correlazione tra lo stile di vita, dove si vive, l'ambiente esterno e le patologie. Ma questo dalla prova del 9, questo ti dice che effettivamente quella sostanza fa quello. Poi, siccome siamo dotati di tantissime difese, la cellula stessa, se fa un danno sul DNA, lo ripara più di 1 milione di volte al giorno. Quindi già la cellula è dotata di tante difese, in più l'intero organismo è dotato di tantissime difese, quindi quello che succede può essere dopo 5 anni, dopo 20, può anche non avvenire, però lo fa. Questo lo fa. Questo a livello certo. Cellulare lo fa. Come risponde? E infatti sarebbe non essere mai sotto difese immunitarie. Questo è certo che c'è. Questo è certo che c'è e è certo che lo fa. Che lo fa. Non c'è santi che tengano. Questo è come chi l'infezione reagisce in modo diverso, di un batterio, chi la porta silente, chi reagisce e chi fa. Però lo fa. Questo lo fa. Poi ognuno in base, per quello c'è tutto un. Ma considerando che poi avremo solo l'indano, tra l'altro ci sarà un mix, ma anche non c'è solo quello, questo era quello maggiormente presente e più stabile, ma se si va a vedere il rapporto di sorveglianza sanitaria, ovviamente ci sono tutti gli altri composti, le diossine, derivati del DTT, cioè c'è tanto. Ci sono studi anche su queste altre cose, no? Cioè, su quelle c'è un po' di più, sì. Su quelle c'è un po' di più. Sulla diossina principalmente c'è. Sì, sulla diossina. Io questo non l'ho detto che diventa un po' complesso, ma tipo perché la diossina, siccome è prodotto di combustione e quindi è l'organo clorato più antico, se vogliamo, la cellula ha un meccanismo di difesa verso i composti xenobiotici, che è il recettore adilico. Che cosa fa? Media. Media il metabolismo anche di un farmaco stesso, questo recettore adilico che passa, c'è tutta una via, c'è il CIP 450, il citocromo, quindi sono tutte delle ossidasi che degradano questi composti. E la diossina ha sempre tutto studiato questo meccanismo, ma lui l'ottimo lo sappiamo, questo non potevo riportare questi dati, diventa un po' complesso. Quantima, e non viene degradato, la diossina viene degradata dal CIP, quindi viene metabolizzata, ma l'indano no. E poi, come diceva anche lei, il sistema immunitario fa una sua buona parte della difesa, quindi quello che diciamo sempre è mantenere il sistema immunitario bello attivo, sempre. Proprio perché ci aiuta, già da solo un po' ci difende dai tumori. Quindi nelle diete ragazzi, perché mi raccomando nelle diete, perché il fatto di avere... Fino a che punto sono credibili quelle proposte che dicono che la bonifica del terreno potrebbe avvenire attraverso forme di coltivazione? Non sono mai risolutive. Perché? Perché la tipo un composto di questo non è mai spronuto, sono troppo lunghe. Poi quelle della coltivazione ti può addirittura creare, poi lo abbiamo fatto tutto uno studio ormai con la Federica Medescio,
ti può addirittura portarla ancora più in profondità, te ne porti ancora più in giù, potrebbe addirittura creare questo danno. Ah, sì. Quella microbica, se si riuscisse a trovare un microorganismo, è quello che stanno facendo su a Bruxelles, con questo nostro gruppo che ci ha fatto, e se si riuscisse a trovare un microorganismo, infatti la finalità qual è? È quello, se ci danno il permesso dobbiamo prelevare delle piccole quantità di terreno, ovviamente inquinanti, qui è presente questi inquinanti, fare uno studio dei microorganismi che sono sopravvissuti, fare una genomica, quindi vedere tutta quanta la sequenza genomica, e vedere quale si è quello, quindi c'è il microorganismo del terreno non inquinato, il microorganismo del terreno inquinato, si fa la sequenza genica, si vede tutto il genoma, si vede qual è il gene più espresso, meno espresso, e si cerca poi di, si fa vivere poi questo microorganismo in presenza di questa, in questo caso è l'indano, questo è l'altro, si vede quanto sopravvive, se riesce a, degradarlo, e quella sarebbe la risposta migliore. Quella sarebbe la, e quello è quello che questo gruppo che ci ha contattato sta facendo, la mia dottoranda sta facendo su altro stato. Ah, stanno facendo questa, stanno provando sentire. Questo non è, però ci possiamo mettere in contatto con, cioè, questa modalità l'avevo letta, sì sì, ma per loro è routine, infatti ci sta un ricercatore della Tunisia che lo sta facendo su un altro compo, chi fa la fitoremediation, infatti quel laboratorio è specializzato su questo. Però sull'indano, infatti ci hanno contattato perché sanno che è una sfida dura, però se ci riescono, magari avere fare qualche taglio, sperando però che poi il prodotto di degradazione non sia più tossico, perché anche questo il prodotto contiene dovrebbe essere anche più tossico dell'originario, e poi verranno fatti gli studi cellulari sui prodotti di degradazione. Se si è fortunati si ottiene l'anidride carbonica, abbiamo fatto bingo. Sono dei microorganismi. Quindi questa idea della canapa come la canapa come sistema, non so quale può, che potrebbe essere, che si possono sfruttare in ogni caso quei terreni, non si lasciano incolti, perché la canapa, quanto ne si accumula tutto nel primo posto di fittone, quindi quello poi andrebbe eliminato e l'altra parte potrebbe essere utilizzata. Però non sono mai risolutivi. Buongiorno, innanzitutto grazie per la presentazione molto chiara. In parte hai risposto alla mia domanda prima, perché volevo sapere appunto se il dottorando si occupava della degradazione nei suoli e eventualmente anche nell'acqua, come ha detto, che questo diciamo è per lo studio. Però volevo sapere se c'è stata nella ricerca che avete condotto, se avete trovato una correlazione tra il fatto che in questa zona ci sono grandi problemi legate alla torre, se i problemi, i numerosi casi che abbiamo nel nostro territorio, i problemi alla tiroide, possono essere correlati direttamente alla depresa corticoesiano, nello studio si è preso anche in considerazione di sommare gli effetti dei vari fattori cancerogeni, perché lei ha giustamente nella prima slide ha detto la valle del Sacco, che è una valle fiorente, adesso è una valle nel Sacco, nel senso che abbiamo problemi di rifiuti, problemi di polveri sottili. Quando parliamo di polveri sottili poi dovremmo parlare anche dell'aspetto chimico, se parliamo di IVA, del benzoatirene, delle diossine, e insieme ci mettiamo anche il beta-esaclorociclesano, anche se il singolo fattore può non essere cancerogeno, la somma. Ma sai che cosa vi rispondo? Sai perché non attivano il registro dei tumori? Ecco. La mia era una domanda retorica, perché volevo la conferma. Perché questa è la sola. Abbiamo fatto il mixer. Là bisogna sempre ringraziare che queste sostanze restano legate ai grassi del sangue. Dobbiamo farlo sperare quello. Per quello dico mai il dimagrimento, perché in particolare il beta-lindano, ma anche tutti questi organi, i metalli pesanti, no, hanno tutto un meccanismo diverso, quelli poi sono pesantissimi veramente. Di quelli poi si conosce perfettamente tutto, perché la prima cosa, agenti ossidanti, grossi rincanti sul DNA, quelli sono mutageni a tutti gli effetti, i metalli pesanti. Su questo dobbiamo sempre sperare che questo, come altri organi glomerulari, anche il benzopirane stesso, tutti quanti, restano associati ai grassi del sangue. Per quello mai perdere pesi immediati velocemente, quindi stare
attenti a tutto questo. Che tra l'altro, comunque con la tiroide, sì, noi abbiamo studiato anche sui tiroidi, interferenze endocrine, non lo so, no, anzi, la tiroide è la prima di sentirlo. Quindi le gambe diverse. Il fatto che nella nostra provincia, con il problema della tiroide, siamo diffusissimi, lo possiamo correlare. Oltre al registro di tumori, io sono contento di questa ricerca sulla degradazione dei suoli, in realtà non esiste una mappatura che è la contaminazione del bene esagologico del sangue del capello. Cioè la Valle del Sacco, nonostante sia il sito di interesse nazionale, non è stata mai condotta, o è stata condotta solo parzialmente nella zona di Colleferro, una campagna di prelievo di campioni di terreno per sapere esattamente qual è la diffusione contaminazione del esagologico del sangue. Perché non lo sappiamo. Così come certi interventi di fitodepurazione andrebbero a intervenire eventualmente sull'esaclorociclesano, fermo restando che poi dobbiamo capire della canapa e degli occhi che cosa fanno, perché poi nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, ma non prendiamo in considerazione il fatto poi dei malesani, che a volte del sacco non è solo, per fortuna se ne parla per il lindano. Ma il problema male del sacco non è purtroppo solo l'indano, perché abbiamo il piombo, perché abbiamo il cromo, perché abbiamo tutta un'altra serie di cromo e poi il peggiore. E purtroppo non c'è stata neanche una violazione della normativa, perché quando è successo questo non esisteva una normativa ambientale adeguata per la gestione dei rifiuti, e quindi non possiamo neanche rimproverare alla BTP che ha sepolto i rifiuti, perché era una pratica normale negli anni 60-70. In assenza di una normativa di gestione dei rifiuti, fare la puna e riempirla con gli scarti di produzione. All'epoca poi si vedeva come sviluppo economico e sociale, perché quando c'erano le fabbriche, cioè nella mia età mi ricordo che mio padre, che fu assunto alla Permaflex, e fu ovviamente un salire alla scala sociale, perché avere uno stipendio fisso in rapporto a fare il semplice contadino ha permesso a me di stare all'università, e per questo c'è anche questo forte legame con questa terra, e questo non lo dimentico mai. E ovviamente ha permesso a me di stare qua e probabilmente anche di fare questo studio. Però all'epoca si viveva in questo modo, fino agli anni 70, a metà anni, forse anche 80, il fatto delle fabbriche, avere tutte queste, cioè, ma avete tante fabbriche, c'è possibilità lavorativa, cioè, e non si percepiva, non capivamo, ma non si percepiva, ma non si sapevano, cioè, tutte queste cose, anche la ricerca stessa le stiamo sapendo ora. Quindi non si sapeva neanche, non c'era neanche la percezione, la plastica, pensiamo alla plastica quanto ha fatto cambiare, no? Tutto quanto il processo, tutto quanto la situazione, e invece è uno degli elementi più dannosi, però non si conoscevano questi effetti. Poi facendo questi studi di correlazione di epidemiologia, a quel punto si è cominciato a cercare di capirsi, ma questo che rilascia, che cosa fa? Quindi è un pari passo, e in qualche modo bisogna, cioè ora è dannoso che sappiamo non mettere tutti quegli strumenti che in qualche modo ci possono difendere. Ora è dannoso, o da quanto lo sanno, insomma, perché non puoi chiudere gli ospedali in una zona, una valle del Sacco così inquinata, e tu lo sai, perché noi non lo sappiamo. Guardi, io divento anche noiosa, ma io ripeto sempre che ho toccato proprio con mano la gravità di questa valle. C'è un effetto temporale per una mamma, il momento in cui nasce suo figlio, quando diventi madre, cambi proprio percezione. Mi ricordo che ero appena rientrata, e quindi quando è nato mio figlio è stata un po' la scelta di tornare a vivere a Serrone, qua sulla valle, insomma, perché i miei genitori, perché i nonni sono i nostri angeli custodi, quindi un conto lasciare un figlio a un nonno, un conto lasciare magari anche in un asilo nido, no? Quindi poi dico, capirai, non sta a Roma, sta a Serrone, cioè è un'alcolica. E ero appena rientrata proprio dalla gravidanza, quindi mio figlio aveva 3 mesi, la prima seduta di laurea, in una settimana, quella settimana di entrata c'erano le sedute di laurea. Arriva la seduta di laurea e mettono, c'erano le chimica e tecnologie farmaceutiche, le tesi sono sperimentali, ma si possono svolgere anche fuori, non soltanto dentro i laboratori, e dei ragazzi avevano fatto le tesi con l'ARPA, correlati da un professore di chimica che stava là, e riportavano la messa a punto di elettrodi biosensori per la diossina. Attenzione. Ah, dico, che bello, vedi, la biochimica che comincia anche a essere applicata a un punto chimico, cioè una tirosinchinasica. Allora, recettore dell'attività tirosinchinasica, recettore di tirosinchinasica LR2, che era sensibilissimo dalla diossina, veniva inibito dalla diossina.
Bello, la biochimica, che era sempre sembrata una scienza secondaria in rapporto alla chimica, perché tra i colleghi si creano una cosa, visto viene applicata, però poi immediatamente dico no, poracci c'è tutta questa diossina, perché se inibisce l'inibitore di rosinchinasico pensa che danno via. Quindi riportarono la messa a punto. Dove era stato messo a punto? Per comparire la Valli del Sacco. Veramente rimasi, dico, bella situazione, proprio da Colleferro erano arrivati giù. Non so se proprio questa zona o anche Ceprano oltre, avevano fatto tutta una messa a punto dove c'erano gli armocombustori poi alla fine. E quindi là, e fu tutto un susseguirsi comunque nell'arco di quell'anno, era il 2002, ricordo bene, questo era luglio 2002, ricordo perfettamente, nell'arco di quell'anno ci furono diverse tesi su questa zona, una la presenza dei metalli pesanti nelle verdure dei supermercati, però per fortuna ne trovavo soltanto uno qua a Ceprano, era un discount. Le zucchine che erano. L'idea del contadino che si coltiva l'insalata nell'orto di casa ed è convinto che si sta mangiando un prodotto più salutare perché se lo sta coltivando da solo su un terreno e lo innaffia con un'acqua che non sa di che natura chimica. Ci vorrebbe questa un'altra forma, la sensibilizzazione verso le persone. No, scusi. No, visto che c'è un collega che ha detto, ma fino a che punto è possibile bonificare il terreno? A me la domanda di Ero curioso di sapere la dottoressa appunto qual è la, diciamo, la guardi linea a cuore aperto le parti. È un'area talmente vasta che la possibilità teorica di bonificare un terreno c'è, cioè, il costo è talmente eccessivo che è meglio bonificare le persone che il terreno. Bisogna togliere la fonte, cioè mettere in sicurezza le fonti di inquinamento, ridurre le fonti di inquinamento, ma cercare di pensare alla salute dell'uomo. Questo a cuore aperto, però voglio dire. Purtroppo, dottoressa, le fonti, se l'avessimo individuati per tempo, avremmo avuto una contaminazione localizzata. Sì. E quindi avremmo voluto fare il terreno, fare degli interventi, dei setti impermeabili per isolare quel tratto di falda. Ma siccome noi oggi scopriamo quello che è successo 30 anni fa, 40 anni fa, visto che lei ci ha spiegato qual è anche la persistenza, questi prodotti ormai hanno viaggiato. Per cui pensare di individuare la fonte, sì, acqua 1, acqua 2, le zone di Colleferro. Che poi sono state messe già l'alfa 1 in sicurezza da tempo, esatto, l'alfa 2 la stanno facendo loro. L'altro giorno con il ministro è venuto con la fanfara, però ormai la contaminazione è passata, dove è arrivata. Ecco perché servirebbe anche una campagna di intervento di acqua per sapere, per dire al contadino, guarda, non coltivarti l'insalata con l'acqua, innaffiarla con l'acqua del tuo corso, perché non stai facendo bene. No? E come non la coltiva, quindi dobbiamo mangiare le verdure e so più controllare, guardi signore, io lo consiglio. In questi territori è bene comprare sui mercati che danno garanzia, tipo la COP, perché saranno anche trattati, cioè non è che non sono trattati, ma c'è il controllo qualità, quindi quello che viene nel banco è quella quantità, non ci dovrebbe essere, ma se ci sta c'è un controllo qualità. Quello che ci coltiviamo da soli, gli allevamenti, anche soprattutto delle galline, quelle poi sulla cosa, non sappiamo che cosa c'è. Se sto territorio inquinato, ovviamente, nei probabili territori inquinati che sto parlando. Guarda, io ricordo benissimo il pediatra che era di Colleferro, probabilmente lui già era a conoscenza, quando, insomma, di mio figlio, un pediatra che aveva alla sua età, una grandissima esperienza. La prima cosa che mi disse, e poi capirai, io appena tutte queste tesi, presi, ricordi il. Dice, signora, se le coltiva, cioè i suoi genitori che hanno un terreno sicuro, i brodi vegetali, le carni di suo figlio, le fa lei, altrimenti COP. Perché era all'epoca, mio figlio aveva 18 anni, la catena più sicura, dei maggiori controlli qualità. Il problema è anche legato, secondo me, un po' alla differenza tra percezione e comunicazione delle istituzioni, perché se poi pensiamo, io volevo farle questa domanda, forse è una provocazione, non lo so, quanto, cioè, se secondo lei possiamo fidarci e quanto possiamo fidarci di enti come per esempio l'ARPA, perché se pensiamo per esempio a quello che è successo la scorsa estate con l'incendio della Megoris o anche qualche settimana fa, puntualmente ci veniva detto
la comunicazione era, il passaggio era, è una tranquillo, non c'è nessuna allerta. Risponde in provocazione così. Sì, nel senso che ecco. Allora guardi, le rispondo con un'altra sempre con seduta di laurea, quindi è una risposta sempre molto, come dire, senza sforzi, ma che si capisce. Incisiva. Incisiva. Allora, presentavo questi dati, sempre c'era un dottore dell'ARPA che ha seguito un ragazzo che hanno visto su tutti i corsi d'acqua del Lazio i metaboliti della cocaina. Non c'era il sacco, eh? La concentrazione più alta era a Sulliri, all'altezza di Ponte Corvo. E io, scherzando, ho fatto a questo chimico, questo è un laureato in chimica dell'ARPA, un dipendente ARPA, dico: il sacco, quello è quasi saltato sulla sedia, perché è stato l'anno scorso, poco prima della schiuma, ma già c'era tutta quanta, ovviamente rifiutiamo il termocombustore con le ferro. L'ho chiamato da parte, guarda, io faccio degli studi sull'Indano, se possiamo collaborare. Inizialmente sì, non si è fatto più sentire. Ci siamo rincontrati per sua sfortuna in un'altra seduta di laurea, in cui lui, io riportavo sempre il mio studio sugli effetti protettori però di queste sostanze sull'Indano, lui ha portato i metaboliti della marijuana su tutti i corsi d'acqua della regione Lazio, mancava la provincia di Frosinone. E io dico: scusi, ma la provincia di Frosinone non l'avete fatta o non l'ha portata lei volutamente? Non sono dovuta rispondere. Non sono dovuta. Tenuta a rispondere. È tenuta a rispondere. Ha risposto lei. Guardi, non è che saranno tutti, però ovviamente ci sono talmente tanti interessi che prevalgono alla fine su tutto, secondo me. Quindi anche l'ARPA medierà, non so. È vero che l'inquinamento dei terreni è legato all'inquinamento del sangue. Quindi è il flusso idrico che inquina i terreni. Se dobbiamo fare una priorità, quale potrebbe essere il primo provvedimento per avviare una bonifica del sacco? Allora, il primo provvedimento è caratterizzarlo, come giustamente diceva il dottore, cioè dovresti sapere quello che ci sta nelle acque e lungo tutte le sponde, perché poi si considera il fatto che se ci sono state le inondazioni e esondazioni, ovviamente finalmente è arrivato. La problematica del sacco, allora io 2 anni fa c'era l'ingegnere d'Aprile che seguiva, poi si cominciò a fare SIN, era su, lo fecero la Sapienza su tutti i siti SIN nazionali, fece l'esempio di Taranto, di Mestre, eccetera. Il sacco non c'era nessuna voce in capitolo, quindi gli chiedemmo come mai, mi disse: bella domanda, perché è un territorio molto vasto. Allora, la facilità degli altri che erano stati risolti è che c'era un solo tipo di inquinante, almeno le specie di inquinante erano pochissime. Il problema del nostro territorio, che è un terreno molto vasto e con tante tipologie di inquinanti diversi, è col fiume che purtroppo ha fatto da catalizzatore. Quindi secondo me prima cosa è sapere che cosa abbiamo nel terreno e nelle acque del sacco, ma per prima dovrebbero avere le persone, però La difficoltà sta proprio in quella che il SIN sacco resta un punto strano tra tutti i SIN italiani, perché tutti gli altri siti di interesse nazionale sono ben delimitati, erano un'acciaieria, erano un petrochimico, quindi c'era un confine, un ciclo produttivo delle materie prime e dei rifiuti alla fine del ciclo produttivo. Quindi si sa, diciamo, dal punto di vista spaziale dove intervenire e che cosa andare a cercare. Il sito di interesse nazionale Valle del Sacco, che viene istituito nel 2005 a seguito poi delle analisi sulla centrale del Lab di Roma, e ha avuto una gestazione un po' complicata, perché a un certo punto erano due siti di interesse nazionale, cioè era un sito di interesse nazionale diviso in due. Uno gestito dal Ministero, l'altro gestito da un commissario di governo. Per arrivare al 2013, dove viene declassato da sito di interesse nazionale, il Ministro Clini lo declassa, quindi non è più sito di interesse nazionale, perché noi tra l'altro avevamo due siti di interesse nazionale, nessuno lo dice, lo ricorda, ma la provincia di Frosinone aveva contemporaneamente due siti di interesse nazionale. Uno sito di interesse nazionale Frosinone, perché metteva insieme le 122 discariche
semi abusive e creare un'emergenza dei rifiuti, perché ogni comune si era fatto la sua discarica, e il sito di interesse nazionale Valle del Sacco. Tutte e due vengono declassate dal ministro Grillo. Sul ricorso della Regione Lazio solo quello della Valle del Sacco viene restituito e il perimetro viene definito nel 2006, a dicembre 2016. Quindi dal 2005 ci abbiamo messo 11 anni solo per definire il perimetro, ma all'interno di questo perimetro, tranne che in qualche zona, che sapevamo, quindi Colle Ferro, tutto il resto, un po' di indagini sono state fatte lungo le sponde, tanto è vero che c'è l'interdizione dal pasto e dalla coltivazione, interdizione per la fascia di 150 metri che nessuno fa rispettare, che si leva lungo il fiume, trova sia i campi di mais, sia anche i campi la di granchi, che sia le mucche, le vengono passivate. Dottoressa, scusi, una domanda da cittadino semplice e ignorante. Io ho assistito all'altro convegno giù a Santa Maria, in cui si parlava della bonifica della Valle del Sacco. E io mi sono chiesto una domanda che penso possa chiedersi chiunque di noi. Si procede a una bonifica, benissimo, ma se c'è alla fonte gente che continua ad inquinare, questa bonifica che valore ha? 53 milioni di euro buttati a vento. Poi per quale motivo, scusi, noi abbiamo raccolto l'altro anno, non so quante firme per distribuire il famoso registro. Sì, ho firmato anche. È sparito tutto. Ho risposto. In questo momento io credo che non conviene, cioè, allora, con tutti i tagli alla sanità che sono stati fatti, ci sarà un ostacolo, ovviamente questo non significa, questo di richiederlo costantemente significa lottare per ottenere questo registro dei tumori, e quelle sono informazioni che non fanno comodo a nessuno, cioè non fanno comodo a nessuno, a chi gestisce, perché... Sarebbe interessante invece, ma non solo, quello poi sarebbe utilissimo, questo non si capisce, anche alle fine delle terapie, perché avere il registro dei tumori con la geolocalizzazione, capire se quella persona ha risposto o meno, quella che vive vicino al termocombustore di San Felice magari presenta una leucemia di un certo tipo e non ha risposto al farmaco DOTA, quello che vive, che ne so, a ridosso qua dell'Annunziata, come si chiama questo, magari invece ha un tumore all'intestino e non ha risposto alla terapia DOTA, quell'altro, cioè il registro dei tumori non serve soltanto a dire questa terra è inquinata, ci dovete lavorare, e serve invece soprattutto ai medici, agli oncologi, per dare una cura migliore, più mirata alle persone. Questa è l'importanza del registro dei tumori dal mio punto di vista da biochimico, non è soltanto sensibilizzare a poi a monte tutto quanto il resto. Quando andiamo a votare, io dico sempre ci abbiamo il voto, però chiunque ci sta andando non mi sembra che sta cambiando molto questa provincia. No, io confido che siate voi a trovare la cura, no? Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma esatto, piuttosto che pensare di bonificare, perché la bonifica di un territorio così vasto, cioè la vedo lontana. No, ma io non ci credo alla bonifica, guarda, a cuore aperto, io proprio dico, non è così, il territorio non verrà bonificato, qua ci saranno tante persone che si faranno, perché già stanno nascendo tante piccole cose, ognuno si farà dei soldi, quello che io consiglio. Ecco perché confido invece nelle vostre ricerche per trovare una cura. Poi dal suo punto di vista un po' privilegiato, una comunità come la nostra, cosa dovrebbe fare per diciamo, in qualche modo favorire un processo virtuoso intorno a questo problema? La scuola, ecco, fa degli incontri. La scuola, e se ci fosse un comune attivo oppure delle associazioni, informare, cioè io mi sforzo, questo che sto facendo, guarda, vi giuro, lo faccio sulle forze, ma proprio sulle forze, perché tipo ieri ho iniziato un appello d'esame, sono tornata tardissimo, c'ho la lezione da cioè ognuno ha le sue, cioè, si fa sulle forze perché questo lavoro richiede tanto, e se noi siamo un gruppo piccolo e povero,
Siamo un gruppo formato da 3 strutturati, professore ordinario, professore associato, ricercatore, 2 dottorandi e studenti interni. E questo significa che a Ferragosto, quando abbiamo scoperto le prime chemie resistenza, 2 giorni prima di Ferragosto stiamo a fare gli esperimenti. Abbiamo saltato solo i 2 giorni di Ferragosto. Però è fondamentale la comunicazione. Ripeto, c'è il mio professore di chimica organica, c'è la comunicazione e sta alla base dell'evoluzione. Io penso che questo piccolo sassolino che io oggi ho dato, questi ragazzi lo riportano alle famiglie, quindi voi lo riportate fuori. Ma che cosa riportate fuori? Non deve essere un allarmismo, perché ripeto, questa è conoscenza che porta alla migliore forma di, la migliore forma di prevenzione è la conoscenza. Quindi che cosa mi auguro? Che siate più attenti nel controllarvi, nel fare delle visite di controllo a un andrologo, a un ginecologo, soprattutto loro che sono molto molto giovani, tiroide, tutto quello che è il resto, corretta alimentazione, cioè tutto ciò, e soprattutto sempre un po' allertati, non sottovalutare niente. Questo è proprio come una mamma, cioè quello che io dico a mio figlio e ovviamente un po' a tutti i genitori. Perché poi c'è una fase molto particolare nei ragazzi, che è la fase che passano dal pediatra, questo ve lo dico perché è importante che venga, come si dice, passato il messaggio, al medico di base. Il pediatra ovviamente ha tutta la sensibilità, insomma, se poi ognuno dei suoi figli vede, no? Fa le misurazioni delle gonadi, lo sviluppo degli organi sessuali, controlla tutto. Quando passano al medico di base lo considerano già adulto. Un ragazzino a 12 anni, 14, quando è che passano al medico dal... al medico di base, sì, sta in fase di possono stare dal pediatra. È proprio la fase di sviluppo massimo. E là ci vorrebbe un esperto, cioè ci dovrebbero dei controlli più dettagliati come li facevano quando stava dal pediatra, altezza, peso corporeo, ormoni, dimensioni, tutto. Quindi se non lo può fare il medico di base, perché i medici di base avrebbero un potere notevole, ma andrebbero preparati, per i medici di base che lavorano in questi territori, dovrebbero essere sensibilizzati e preparati per tutte queste conoscenze. Ovviamente va fatto da voi e dalle vostre famiglie, quindi farsi un dosaggio, andate da un andrologo, farvi fare i dosaggi ormonali, farvi fare la vitalità dello spermatozoo, controlli delle cose, tutto, farvi fare tutto, prevenzione. Questa è quella che raccomando ai giovani. E ovviamente a noi che siamo più adulti. Lei ha parlato di conoscenza e io sono d'accordo, però c'è anche un altro aspetto. Io proprio stanotte ho assistito a un programma in TV in cui si parlava di Frosinone e Ceccano per quanto concerne le polveri sottili, quindi questo è anche un altro aspetto di cui si parla poco, o meglio si mette un manifesto dicendo di evitare l'uso della macchina per la domenica e poi tutto finisce lì. Non basta portare a conoscenza. Io sono arrivato al punto di dire sarà una provocazione, ma bisogna terrorizzare la gente per fargli capire che cosa stiamo andando incontro. Infatti non è l'armismo, è conoscenza. Sì, però la conoscenza dire non basta. No, bisogna dire che sulle polveri sottili questo problema è grossissimo, però sulle polveri sottili ci tengo soltanto a fare una piccola distinzione, che in ogni caso sono nocivissime. Ovviamente dipende dalla provenienza delle polveri sottili, cioè in conto alle polveri sottili che derivano da una combustione, da un processo industriale, e in conto alla polvere sottile della legna normale, insomma sono due processi completamente diversi. Quindi c'è una differenza? La polvere sottile è dannosa, ma in una città si sa quale può essere l'origine, insomma, certo non credo quanta gente corre il cammino a Frosinone o a Ceccano. Le polveri sottili sono industriali, sono da macchina, quindi sicuramente contengono sostanze, che, anzi è un concentrato, perché quelle polveri sottili piccolissime, è un concentrato di tutti questi organi colorati. Noi respiriamo. Certo. E questo non si riesce a far capire all'individuo. Infatti ci vuole anche una ottima educazione. Proprio di dobbiamo ripensare anche al nostro stile di vita, no? Quindi la macchina va a prenderla per fare 2 metri? No, la macchina va presa se bisogna ovviamente svolgere un percorso, fa bene anche alla salute e poi camminare, no? Cioè questo bisognerebbe iniziare dalle scuole, forse il ministro che ha messo l'educazione ambientale magari è finalizzata anche a questo, questo bisogna ripensarlo un po' tutti. Sì. Oltre ai processi poi industriali, quelli... L'educazione ambientale l'abbiamo lasciata alle associazioni. Sì, e meno male che ci sono. Meno male che ci sono. Meno male che ci sono, io le ringrazio costantemente perché fanno un lavoro veramente
no, che poi se si fanno, guardiamo con le ferro, una combinazione positiva tra amministrazione e associazione, sono riusciti a chiudere i termocombustori, e non era semplice, non era scontato. È anche una dimostrazione di queste combinazioni, di sinergie positive, ma c'è un'amministrazione che ha appoggiato molto, lavorano tanto le associazioni. Anche se adesso la settimana prossima c'è il rischio della nuova emergenza dei rifiuti, perché tra regione, comune, sì, comune di Roma, ma la discarica momentaneamente è chiusa perché c'è stato un morto. Esatto, perché c'è stato un morto. Quindi, ma là il problema, siamo ancora che a Roma, e subentreranno ulteriori problemi. Esatto, a Roma, abbiamo un'emergenza ambientale, abbiamo un'emergenza sanitaria, questo lo garantisco perché ho casa a Roma, quindi là ancora, beh, là è tutto l'altro, andiamo sul discorso che... E questo però finirà di riversarsi per l'ennesima volta sui denti altri territori. Io credo che arriverà tutta Rocca Secca. Esatto. E se là non lo possono portare, da qualche parte devono mettere questa cosa. La stanno portando alle Marche, la stanno portando da qualche parte, c'è un'emergenza in atto a Roma. Peccato che Rocca Secca abbia ormai un volume disponibile per pochi mesi, perché il volume è stato mangiato da Roma in questi due anni, e quindi c'è un po' l'emergenza sanitaria legata ai rifiuti, la prevenzione di Gerito Simone. C'è una conferenza di servizi di un mese fa, la regione ha bloccato l'aumento del bacino di Rocca Secca, per cui non si capisce bene con questi rifiuti dove andranno a finire. Però lei ha detto prima, a rinunciare. Perché, cioè, allora al caminetto non vogliamo rinunciare perché ci piace l'atmosfera del caminetto, comunque vuol dire che la caldaia nuova la vogliamo mettere perché costa, e la macchina la vogliamo utilizzare anche per fare 10 metri, allora forse un po' di responsabilità ci abbiamo. Sicuro. Poi mettiamo che siamo anche una provincia povera, quindi ad esempio le caldaie, chi se le può permettere? Cambio di caldaia? Chi se la può permettere una visita privata più accelerata, un andrologo? Questo è un problema ancora più grosso legato all'economia. Culturale, ma questo purtroppo è la questione che adesso stiamo vivendo lontano. Cioè, il fatto di dover barattare sempre il lavoro con la salute, cioè posti di lavoro o ambiente, un ambiente sano, c'è sempre questo sorto di ricatto da parte di chi dice vabbè, allora chiudiamo e mandiamo a casa 100, 1000, 10.000 lavoratori, e questo è anche la sua problema del sacco, che non si interviene perché chiaramente... Ma la prossima male del sacco sarà la Sassagress, quella sarà un'altra bomba, ora nessuno ne parla perché sono troppi soldi dietro. Voglio ridere quando sarà super attiva tutta la Sassagress. No, qui sta posti di lavoro e inquinamento, perché là sembra che sono arrivati, sì, sono stati presi come salvatori, per carità, con le 200 famiglie sicuramente è stata una grossa salvezza, ma là lavorano le polveri dei termocombustori. Che ci sta dentro quelle polveri? Chi controlla? È dato sapere? Ci saranno dei dati online che garantiscono tutto? Quelle mattonelle possono arrivare dentro casa? L'usura della mappa, quella sarà un'altra bomba che abbiamo qua a due passi. Così non ho capito. La Sassagress, sì. A Sole, dove sta la Sassagress? A Rocca Secca. A Rocca Secca. Confondo un po' di cose, perché leggo dai giornali, insomma, quindi quella sarà una bella bomba, nessuno ne parla ora perché dietro c'è. E poi diciamocelo, cioè questi finanziano tutti i partiti che ci stanno, quindi i nostri politici che ci rappresentano possono parlare se la loro campagna elettorale è finanziata da questi gruppi. E ritorno con l'app. Molte nomine sono politiche, non ce le scordiamo. E grazie alle associazioni. Il messaggio che si diffonde sempre dalla politica è quello di non lasciare il territorio. Quindi a proposito di questo, come una generazione può nei prossimi 20 o 50 anni rimanere nella Valle del Sacco, e secondo lei come sarà tra una o due generazioni? Io ho molta fiducia in voi, quella frase è dedicata a voi, quindi bisogna conoscere tutto quello che abbiamo. Capisco i fattori purtroppo della nostra valle e del nostro territorio, l'inquinamento è forte, ma sono tanti gli altri fattori.
c'è poco investimento in cultura, c'è poco investimento in opportunità. Quindi è molto coraggioso chi resta, però potete costruire voi molto. Potete costruire molto frequentando le persone. Se le cose poi si frequentano, tipo oggi questa iniziativa, anche una biblioteca esiste, frequentatela, perché se la frequentate cresce. Se esiste un cinema, frequentatelo, perché quel cinema cresce. Cioè dovete frequentare, dovete, come i fattori di crescita che fanno crescere le cellule, le modelle nel modo corretto, voi questo dovete essere, dovete essere degli stimoli positivi. Quando esiste un'associazione, quella più vicina a voi, per cui vi sentite più portate, frequentatela, date il vostro contributo, perché quello cresce. Mettete delle radici positive, e quelle radici positive porteranno a un cambiamento del territorio, e questo cambiamento potrebbe essere anche più veloce di quello che noi pensiamo. Anche un'università più strutturata a Frosinone, cioè c'è Cassino, ma io questi poli vedo lontano Cassino, vedo lontano Roma, vedo lontano, cioè un altro tipo, cioè c'è parecchio da lavorare, e voi siete delle menti brillanti e quindi avete sicuramente molto più idee innovative anche delle nostre. Potete fare tanto voi ragazzi, però partecipando a quelle cose che sono cose buone. Io faccio l'esempio di una biblioteca perché è un esempio di lettura, di confronto. Faccio l'esempio delle associazioni che possono essere di diverso tipo, non necessariamente ambientaliste, insomma associazioni di volontariato, c'è tanto da fare, c'è veramente tanto da fare. Ma anche il semplice fatto, si trova un rifiuto a terra, si prende, si butta e si differenzia, quello già fa la differenza. Lo fate voi, vi vede qualcun altro, lo fate sempre. Su questo non è soltanto, cioè, questo ecco, si fa l'arrivismo, però non deve essere solo io, la ricerca è speranza, quindi ho lasciato in ultimo la proteina che noi abbiamo identificato per dire che abbiamo individuato, è vero che queste sostanze sono cattive, queste sostanze fanno male, però sappiate che ci sono delle persone, dei giovani come voi che dietro stanno lavorando, e questi giovani come voi per fare questo tipo di studio, perché quando si cambia ricerca, che cosa? Noi siamo valutati per il numero di pubblicazioni che facciamo, per la progressione di carriera, quindi io ormai sono quello che so, ma i dottorandi devono crescere. Quando si cambia ricerca non si pubblica subito, noi quel lavoro che abbiamo pubblicato sono stati 3 anni di ricerca, e quando poi il lavoro viene pubblicato su una rivista, prima di essere accettato viene valutato da 5-6 ricercatori stranieri, anonimi per noi, mondiali, che sono esperti del campo, e poi vi dicono effettivamente ha fatto bene e lo pubblica. Cambiando ricerca ovviamente cosa significa? Che questi ragazzi hanno qualche pubblicazione in meno, quindi io soprattutto ringrazio loro che non sono neanche di questo territorio, quindi, però sentono la problematica, e questo lo stiamo mandando avanti, loro stanno facendo la differenza, nel piccolo stiamo facendo la differenza, non c'era nessuno studio su questo, la grafica che ho visto prima, l'unico blu è tra il nostro lavoro pubblicato nel 2018, nessuno studio perché comunque è stato ostacolato da qualcosa o perché è ignorato da... perché non c'era interesse a farlo, l'ambiente, anche nella ricerca c'è la moda, va tanto di moda la neurodegenerazione, quindi sono tanti, le banche ad esempio danno tanti fondi per la neurodegenerazione, per gli studi sulla neurodegenerazione, perché è un impatto talmente enorme con l'invecchiamento della popolazione che grava moltissimo, e quindi tanti finanziamenti vanno su quell'area di ricerca. Ci sono delle nicchie che sono più finanziate di altre, e questa dell'ambiente è molto sconosciuta. Quindi ci ha voluto anche coraggio. Io, ripeto, sono di questo territorio e ho tutta una serie di legami, era il mio modo di dare un contributo per quello che conoscevo, il mio modo di dare il contributo, e non lo lascio finché sarò ovviamente in opera, poi mi dedicherò a altre cose, ma sempre con un contributo a questa terra. Ma loro sono dei ragazzi, però l'hanno sposato appieno. Questa è la differenza, poi questo farvi un esempio di come voi siete anche la differenza. Potevo trovare questi ragazzi che non erano disposti alla vigilia di Faragosta andare a coltivare le cellule. Stavamo là a fare il cambio di terreno, potevamo stare in vacanza al mare a prendere il sole, come magari tanti altri che possono essere, loro no, stavano con me a vedere l'effetto che questa sostanza aveva, e questo anche la vigilia di Natale, il 23, la vigilia non sarà il 24, quest'anno non saremo lì, ma il 23 saremo lì, il 2 gennaio, il 3 gennaio saremo lì, il 28 dicembre saremo lì, questi ragazzi potevano fare come fanno tanti, faccio un weekend là, mi faccio una cosa là, invece hanno un forte senso di responsabilità. Perché a noi queste cose fanno paura. Quando andiamo a vediamo questa crescita cellulare, a noi fa paura, non è che dirlo. Fa veramente paura. Poi ci consola il fatto che l'organismo ha tante forme di difesa, in ogni caso è una conoscenza che si dà, ma ci fa paura. Questo, potete fare tante,
la possibilità di fare delle cose. Io mi auguro che potete spiccare veramente il volo. Che buoni, bravo, cioè. Con e ripeto il fatto che ho detto che dietro le pubblicazioni di Fab e Mezzo c'è una popolazione, questo è il messaggio, ci siete voi, ci sono io, ci sono altre persone, non è un lavoro anonimo quello, in quell'abstract c'è la concentrazione in danno Valle del Sacco, è scritto nell'abstract del lavoro, quindi c'è nome, cognome e geolocalizzazione, questo è importante. Non solo, l'altra cosa, vedete che quello che vi dico, io vado con sapienza, ma in giro rifiutiamoli, e questo è un lato, vedete non si vede perché è un po' lontano, guardate i nostri laboratori, ci sono le magliette appese di rifiutiamoli, nei nostri post andiamo sempre con i login nei congressi, e questo crea curiosità, crea interesse, è probabilmente questo che ci ha dato il premio di questa Luisa Minazzi, credo, perché siamo rimasti, cioè sicuramente sono persone più brave di noi, più competenti di noi, anche più impegnate di noi, però penso che sia stato questo, anche la sensibilità che uno mostra nei confronti del territorio, perché è un modo per portare dietro un messaggio, non soltanto il dato sperimentale, ma anche la sinergia con un territorio, con una popolazione. Spero di essere stata esaustiva. Iniziato questo progetto appunto Classic Free, ovvero noi abbiamo eliminato la classica del liceo, sostituendo la contemporanea, per questo appunto per ridurre il consumo di classica e di materia. Dopodiché vorrei chiedere a tutti di fare una foto con la professoressa. Bene, ci mettiamo lì un attimo, facciamo e grazie per il voto, che allora andrò a comprare un altro vicino. Ragazzi, facciamo questa foto, ci mettiamo tutti là? Là.